programma è offerto da Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Dieci appuntamenti e 115 gare disputate. Da Monza al Mugello, dal 24 aprile al 23 ottobre, il 2022 degli ACI Wrestling Weekend va in archivio come una delle stagioni più ricche, sia dal punto di vista dello spettacolo, sia da quello dei numeri, che hanno premiato le serie tricolori tra le più attrattive nel panorama motoristico internazionale. 160 le vetture che in media hanno riempito gli autodromi tricolori nella stagione appena conclusa, con il record di 218 vetture in pista nel corso del secondo ACI Wrestling Weekend sul circuito di Imola. Dopo due anni di restrizioni, è stato per il pubblico il vero spettacolo che ha riempito tribuna e paddock degli appuntamenti promossi da ACI Sport. Immagini che hanno riportato alla mente i fasti del motorsport italiano, con le tribune di Vallelunga che si colorano di tricolore e la griglia del campionato italiano Gran Turismo ad Imola con l'esecuzione dell'inno nazionale da parte dei bambini davanti ad uno schieramento affollato. I trionfi dei nuovi campioni italiani, le battaglie in pista, il calore dei paddock, il sipario sulla stagione 2022 si è alzato il 24 aprile nel Tempio della Velocità di Monza, con 40 bolidi del campionato italiano Gran Turismo a darsi battaglia affiancati da Formula Regional European Championship by Alpine, TCR Italy, Top Jet F2000 Italian Formula Trophy, BMW M2, CS Racing Cup Italy e Campionato Italiano Autostoriche. A seguire, i palcoscenici sono stati quelli di Imola, Pervusa, Misano, Vallelunga e Mugello, prima della breve pausa estiva, che ha portato agli ACI Wrestling Weekend nel rush finale sui tracciati di Imola, Vallelunga, Monza e Mugello. 6 circuiti e 10 round, con i campionati tricolori a fare da protagonisti, e le serie monomarca e di trofei ad avvalorare il fine settimana che hanno visto in media 11 gare in pista. Doppia veste e 8 round per il campionato italiano Gran Turismo in configurazione Sprint o Endurance. Nella serie di durata scattata da Pergusa il 15 maggio, con la prima 2 ore stagionale vinta dalla Lamborghini di Huracan di Balz, Heitz e Michelotto. In un testa a testa con i compagni di squadra in VSR Liberati, Nemoto e Beretta. Alla fine sono stati proprio Liberati ed il giapponese Nemoto a conquistare il titolo sul circuito di Monza, ottenendo la seconda vittoria stagionale, dopo quella conquistata al Mugello, in un finale trimming con la Honda di Nova Race affidata nelle mani di Cavesas, Guidetti e Moncini. In mezzo il trionfo della Ferrari di Scuderia Baldini 27 sul circuito di Vallelunga con Giancarlo Fisichella e Rubens Barrichello, festanti in mezzo ad una folla oceanica sotto al podio del circuito capitolino. Ma se il finale della serie Endurance è stato thrilling, altrettanto è stato quello della serie Sprint con Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini, che con la Honda NSX di Nova Race, grazie alla vittoria nell'ultimo appuntamento stagionale, hanno avuto la meglio sull'ex Formula 1 Team O'Glock in coppia con Jens Klingemann sulla BMW M4 GT3 di BMW Italia. Una battaglia serrata per la serie sprint che a Monza aveva visto le vittorie proprio di BMW e della Lamborghini di Alberto Di Folco, a Misano della Ferrari di Di Amato, Ocera e della Honda dei due futuri campioni italiani. Ad Imola ancora una volta la Lamborghini di Di Folco in coppia con Stuart Middleton e la Mercedes di Chicco Galbiati e Matteo Cressoni, sino ad arrivare al gran finale di stagione dove la vittoria in gara 1 non è bastata a Di Folco per riuscire a mettere le mani sul titolo. In 8 gare sono stati ben 5 i brand che sono saliti sul gradino più alto del podio: Honda, BMW, Ferrari, Lamborghini e Mercedes. Segno di un equilibrio che ha reso la serie tricolore tra le più importanti a livello internazionale, con 40 vetture di media schierate in griglia. Una serie che attrae e porta in pista anche i giovani piloti come Rocco Mazzola, 17enne non ancora patentato e già campione italiano in GT Cup Pro Am, sia nella serie sprint in coppia sulla Ferrari This Race con Luigi Coluccio, sia nella serie Endurance, dove il titolo è andato in ex aequo con Pavlovic e Fischbaum.
giovani protagonisti anche e soprattutto nell'Italian F4 Championship, che nell'anno d'esordio della generazione 2 della Tatus ha avuto una griglia di partenza composta in media da 38 monoposto. Giunta alla nona stagione, la Formula 4 tricolore si conferma la serie di riferimento a livello globale, con piloti provenienti da oltre 25 nazioni e 5 continenti. Non ha sentito la pressione Andrea Kimi Antonelli, favorito sin dall'inizio dell'anno. Un inizio complicato sul tracciato di Imola ed una cavalcata trionfale che lo ha portato a chiudere i conti nella prima gara del Mugello e ad ottenere 13 vittorie stagionali nei 7 round che dopo Imola ha toccato i tracciati di Misano, Spa-Francorchamps, Vallelunga, Red Bull Ring, Monza e Mugello. Mai nessuno come il bolognese junior driver Mercedes Pupillo di Toto Wolff, vittorioso in almeno una gara su tutti i circuiti visitati, escluso l'esordio ad Imola dove il pilota figlio d'arte era riuscito a raccimolare solamente un punto. A dare del filo da torcere al campione italiano, vincitore nel 2022 anche della serie tedesca e campione nei FIA Motorsports Games, è stato l'irlandese Alex Dunne, campione nella serie britannica, 3 volte vittorioso in stagione sui circuiti di Imola e Red Bull Ring. Ottima stagione d'esordio anche per Rafael Camara, pilota brasiliano, portacolori di Ferrari Driver Academy. Terzo in campionato davanti al suo compagno di team Charlie Wurz, figlio dell'ex Formula 1 Alexander. Numeri da sottolineare anche per il TCR Italy, che scattato da Monza ha sempre avuto in pista oltre 30 vetture turismo con il record di 37 nel penultimo appuntamento stagionale a Lenzo e Dino Ferrari di Imola. A spuntarla in un finale di stagione infuocato è stato l'olandese di Target Competition Niels Lagenveld, che con la Hyundai Elantra TCR ha conquistato il titolo di campione italiano davanti al plurititolato Salvatore Tavano, sempre tra i pretendenti al titolo con la Cupra Leon Competition di Scuderia del Girasole. 7 diversi vincitori in 12 gare nella serie tricolore che sul circuito di Monza aveva visto le vittorie proprio di Lagenveld e Tavano, prima dei successi di Carlo Tamburini e Ruben Fernando ad Imola. A Misano era tornato alla vittoria Tavano con Michele Imberti, che era riuscito a centrare il successo in gara 2. E ovviamente iniziamo sul podio, come potete proprio il pilota Ettore Cardinale. Nell'ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, erano ancora stati Salvatore Tavano e Niels Lagenveld a spartirsi i successi sul circuito del Mugello. Mentre nel secondo appuntamento di Imola, ancora Lagenveld e la prima vittoria di Dennis Babuin avevano rimescolato le carte. Solo il round finale di Vallelunga, con la vittoria di Lagenveld in gara 1 ed il successo di Felipe Fernandez Gil in gara 2, hanno consentito di assegnare un titolo quanto mai combattuto. Sul terzo gradino del podio del TCR Italy è salito Dennis Babuin, campione 2021 della classe DSG, che con l'Audi RS3 TCR ha dimostrato di potersela giocare con i migliori al suo ritorno in pista dopo diverse stagioni nei rally. A completare un quartetto di 4 differenti marchi nelle prime 4 posizioni di classifica è stato Ruben Folt, giovane pilota estone di ALM Motorsport con la Honda Civic. In classe DSG il successo finale è andato a Rodolfo Massaro con l'Audi TCR DSG, che ha avuto la meglio su Sabatino di Mare sulla Cupra TCR DSG di solo 2 punti. Terza piazza in campionato per Mauro Trentin, distante solamente 6 punti dal campione Massaro in una battaglia 3 che ha tenuto il titolo in bilico sino agli ultimi metri dell'ultima gara della stagione. Titolo in bilico sino all'ultima gara anche nel campionato italiano Sport Prototipi, dove Giacomo Pollini è tornato al successo centrando la terza corona dall'oro tricolore dopo una lotta testa a testa con l'esperto Davide Uboldi. Già nel primo round di Pergusa Pollini ed Uboldi si erano spartiti i successi, mentre a Misano il secondo acuto del bresciano era stato seguito dal primo successo del giovane Matteo Roccadelli, sempre più protagonista nella serie, che vede in pista le Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia. A Vallelunga il secondo pareggio della stagione con Uboldi vittorioso in gara 1 e Pollini a rispondere in gara 2. Il 3 volte campione italiano riusciva ad aprire una serie di 4 vittorie consecutive, facendo doppiette al Mugello e vincendo gara 1 ad Imola, dove Uboldi rispondeva presente con il successo di gara 2. A Monza, nell'atto conclusivo, la vittoria di Roccadelli ed il terzo posto di Pollini in gara 1 consegnavano il successo finale al pilota bresciano, che per chiudere in bellezza con la vittoria nell'ultima gara della stagione
proprio davanti al suo diretto avversario Davide Uboldi e al terzo classificato Matteo Roccadelli, vincitore anche nella classifica Under 25 davanti ad Alessio Salvaggio e Filippo Lazzaroni. ACI Racing Weekend impreziositi nel 2022 anche dalla presenza della Formula Regional European Championship Belpin, per ben tre volte inserita nei fine settimana targati ACI Sport sui circuiti di Monza, Imola e Mugello. Proprio sul tracciato toscano si sono assegnati i titoli al brasiliano Dino Beganovic, pilota inserito nel programma Ferrari Driver Academy in forza al team Prema Racing, e a Leonardo Fornaroli, vincitore della classifica rookie sulla monoposto di Trident. La serie europea promossa da ACI Sport si conferma la naturale prosecuzione della carriera dei giovani piloti di Formula 4, come dimostrato dallo stesso Beganovic, dal vice campione Gabriele Mini, vincitore in F4 nel 2020, e da Leonardo Fornaroli, tra i protagonisti della scorsa stagione. Proprio nella serie motorizzata Alpine nel 2023 sarà Andrea Kimi Antonelli a cercare la vittoria dopo il successo in F4. Oltre alle serie tricolori non sono mancate nel 2022 le spettacolari lotte della serie monomarca con Porsche Carrera Capitalia, BMW M2CS Racing Cup Italy, Mini Challenge e Clio Cup Series. Nella serie di Porsche Italia Gianmarco Quaresmini si è laureato campione al termine della penultima gara della stagione grazie a due vittorie e cinque piazzamenti a podio, precedendo il sudafricano Keegan Masters ed il toscano Diego Bertonelli. Tra le oltre 34 vetture in pista di media nel corso della stagione, anche l'ex campione del mondo MotoGP Jorge Lorenzo ha fatto il suo esordio sulle quattro ruote, progredendo di gara in gara nel corso della stagione e chiudendo 14esimo nella classifica generale. Anche nella serie Porsche, particolare interesse per i giovani piloti inseriti nello Scholarship Program, che consente di accedere ai programmi del brand nelle competizioni internazionali. Chiuso un 2022 spettacolare, si guarda già al 2023 con gli ACI Racing Weekend, che torneranno in pista il 23 aprile a Lenz e Dino Ferrari di Imola per il primo appuntamento stagionale. Sarà poi la volta di Misano il 7 maggio, seguito da Bergusa il 21 dello stesso mese. Vallelunga e Monza saranno le due gare di giugno, mentre il 9 luglio i fine settimana targati ACI Sport faranno tappa al Mugello, che chiuderà la prima parte di stagione. Settembre ed ottobre con gli ultimi quattro round tra Monza, Mugello, Vallelunga e Imola, che dopo aver aperto la stagione sarà teatro anche della chiusura. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista fai diventare il tuo sogno realtà. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi, è sempre con te. Dove e quando vuoi. L'affascinante cornice di Marsiglia ha ospitato i prestigiosi FIA Motorsport Games, giunti alla seconda edizione dopo il successo ottenuto nel 2019 a Roma. Per l'occasione non poteva mancare la squadra azzurra di ACI Sport, che ha potuto contare su ben 10 rappresentanti che hanno dato spettacolo in 8 categorie differenti. Per tutti e 10 i portacolori della Federazione Tricolore si è trattato di una sfida inedita, quella delle Olimpiadi del Motorsport, che hanno vantato nuovamente l'organizzazione della Federazione Internazionale dell'Automobile e della SRO Motorsports Group.
La cerimonia di apertura che si è tenuta nel cuore di Marsiglia davanti al Museo delle Civiltà dell'Europa e del Mediterraneo ha inaugurato ufficialmente l'edizione 2022, a cui hanno aderito ben 463 atleti in rappresentanza di 72 nazioni. L'evento si è tenuto prevalentemente presso il tracciato del Paul Ricard, mentre il cross car si è svolto presso il circuito autocross Veynois e buona parte delle prove speciali dei rally su strada nei pressi di Saint-Baume. A sfilare sulla passerella francese è stata anche la squadra di ACI Sport con la bandiera tricolore portata da Andrea Chimi Antonelli, neocampione dell'Italian Formula 4 Championship, seguito da tutti gli altri atleti azzurri: Simone Firenze per il Cross Car Senior, Luca Losio per gli eSport, Mirko Bortolotti per la GT Sprint, Andrea Zivian e Nicola Arena per l'Historic Rally, Manuel Vacca nel Racing, Roberto Daprà e Luca Guglielmetti nel Rally 4 e Giacomo Germandi nel Touring Car. Le prime due medaglie d'oro sono arrivate proprio nei rally, con il primato conquistato dall'equipaggio composto da Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, che hanno terminato le ostilità davanti a tutte le Rally 4. I due italiani hanno centrato 10 successi su 14 scratch disputati con la loro Peugeot 208, grazie all'ottimo passo che gli ha permesso di mettere dietro gli spagnoli Oscar Palomo e Rodrigo San Juan, con i quali hanno animato una sfida al cardiopalma, in occasione della Super Special Stage in pista, che ha consegnato l'oro all'equipaggio tricolore per appena 1,3 secondi. Altrettanto entusiasmo è stato riservato per Andrea Zivian e Nicola Arena, che hanno letteralmente dominato negli Historic Rally, ottenendo il primato in tutte le 14 prove speciali divise tra la giornata del venerdì e del sabato. In autodromo, il duo italiano a bordo della performante Audi 4 è stato celebrato sul gradino più alto del podio, dove ha preceduto l'equipaggio ceco e quello spagnolo. Il terzo oro è arrivato nella Formula 4 grazie ad Antonelli, che ha confermato i pronostici che lo davano come favorito ancora prima di accendere il motore della sua monoposto. Il portacolori azzurro, dopo essere svettato in tutte le sessioni, la domenica è scattato dal palo grazie alla vittoria nella qualifying race del sabato. Il sedicenne ha messo in campo da subito un ritmo serrato che lo ha portato ad accumulare un consistente gap dal gruppo inseguitore, assottigliato solamente in occasione di una neutralizzazione della corsa avvenuta a seguito di un contatto tra due vetture. Con la bandiera verde, il bolognese ha ripreso la sua cavalcata verso la vittoria, seguito dal portoghese Manuel Espirito Santo e dallo spagnolo Bruno del Pino Ventos. Ottima la performance di Mirko Bortolotti nella GT Sprint, categoria in cui il Factory Driver Lamborghini è riuscito ad ottenere il secondo posto al termine di una gara che lo ha visto subito tra i protagonisti. Il pilota azzurro, dopo essere scattato dalla quinta casella dello schieramento, ha fatto appello a tutta la sua esperienza, riuscendo a risalire due posizioni, occupando così il terzo posto alle spalle di Matt Campbell e di Aynkan Güven. All'ottavo giro, Bortolotti ha sferrato l'attacco decisivo nei confronti del pilota turco, andandosi a prendere la seconda posizione, mantenuta fino alla bandiera a scacchi. La stessa manovra è stata replicata dal belga Dries Van Thor, che si è portato in terza posizione alle spalle della Huracan GT3 Evo, che grazie al piazzamento d'onore ha determinato il trionfo del team azzurro delle Olimpiadi del Motorsport. Un grande applauso è stato rivolto a tutta la squadra italiana, che ha raggiunto ottimi risultati in tutte le discipline a cui ha preso parte. Dal cross car senior con Firenze, che si è classificato quarto nella finale, Losio, che ha gareggiato negli eSports riuscendo ad arrivare fino alla semifinale. Vacca nel racing si è messo in luce nelle appassionanti sfide delle eliminatorie Top 32 e Germandi, protagonista di una qualifica leggermente in salita nella Touring Car, in cui ha dovuto sventolare la bandiera bianca per un inconveniente al cambio durante la Main Race. Durante la premiazione finale, dove il team azzurro è stato celebrato vincitore dell'edizione 2022, è stato annunciato che nel 2024 la prossima sede dei FIA Motorsports Games sarà l'affascinante città di Valencia. La stagione sportiva si avvicina al capolinea ed arriva puntuale una nuova edizione del Supercorso federale. L'appuntamento di fine anno organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto si prepara a dare il via alla 19ª edizione di un evento che assume questa volta un sapore speciale. A Vallelunga, nelle giornate dal 22 al 25 novembre, si festeggiano infatti anche i 40 anni dell'Università dell'Automobilismo, quasi mezzo secolo di storia delle quattro ruote di tradizione e passione italiana.
Un ateneo dal quale sono passati tanti campioni italiani ed internazionali anche nel passato recente, che si rinnova nel 2022 con un suo percorso che guarda sempre avanti. Alle 4 giornate di stage nel circuito romano, infatti, sono stati invitati 6 piloti giovanissimi, tutti selezionati dal settore karting. 4 talenti italiani, scelti dallo staff del direttore Raffaele Giammaria, ovvero Christian Bertuca, Matteo De Palo, Riccardo Iagnello e Nicola Lacorte, più 2 profili internazionali, Rashid Al-Dahiri e James Ecosì, selezionati dalla Ferrari Driver Academy, che anche in questa stagione ha rinnovato la sinergia con la federazione e con ACI nell'obiettivo comune di trovare i campioni del futuro. Il lavoro portato avanti dalla scuola federale arriva così all'appuntamento finale di un percorso che parte da lontano. Il programma formativo inizia ogni anno dai primi giri in pista nel kart Summer Camp dai bambini di 6 anni e passa poi sui campi di gara dove i piccoli piloti vengono osservati e monitorati da vicino dagli scout federali. I migliori passano anche da Maranello negli ACI FDA Camp ed alcuni di questi vengono inviati allo step successivo nello Stage Karting ACI Sport. Solo i migliori arrivano al supercorso federale prima di lanciarsi nelle massime serie tra le monoposto. Un esempio su tutti della filiera è rappresentato dalla nuova promessa delle 4 ruote. Andrea Kimmi Antonelli in verità è già una realtà del motorsport. Partito proprio dal campus estivo nel Kart Summer Camp, è arrivato un anno fa a vincere il supercorso, prima di trionfare quest'anno nel campionato italiano e tedesco di Formula 4, prima della ciliegina ai FIA Motorsport Games. Sarà anche quest'anno al supercorso nel ruolo di reference driver. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.